Buonasera a tutti amici sportivi, questa sera appuntamento classico per noi di Pianeta Sport. Mario Favini l'abbiamo già intervistato altre volte. Mario Favini, buonasera Mario per essere intervenuto qui questa sera in questa trasmissione. E Mario Favini è un atleta che, come tanti altri atleti che noi abbiamo fatto venire nelle nostre trasmissioni, ha la bicicletta come compagno di viaggio, ma lui non fa le gare tradizionali come siamo spesso chiamati a commentare, ma si occupa di ultra cycling. Ti ho fatto una presentazione giusta, Mario? Sì, buonasera a tutti, presentazione perfetta come sempre. Sì, esatto, io mi occupo mi sono dedicato all'ultra cycling, che è una disciplina un po' particolare del ciclismo, perché è diciamo, la forma estrema del ciclismo su strada. Invece di avere delle gare con delle tappe, oppure delle gare lunghe, qua ci sono delle gare estremamente lunghe, oppure, a seconda di come uno la vuole vedere, delle gare senza tappe. Se un Tirreno Adriatico, ad esempio, può avere 1000-1100 km di percorso diviso in 7 tappe, una gara di ultra cycling può avere una distanza simile, anche con lo stesso dislivello, ma in tappa unica, quindi non stop. Ottimo, allora noi ci siamo abituati a conoscere Mario Favini, ma per chi non lo conoscesse, anche lui ha fatto ciclismo e poi si è avvicinato a questa bellissima disciplina. Intanto la regia ci dà un contributo di questo video che è del Trentino Alto Adige di un paio d'anni fa. E intanto hai fatto un grande 2020, nonostante pandemia e tutte le restrizioni, tu sei alla fine riuscito a fare due bellissime manifestazioni che ti hanno fatto conoscere a tutti coloro i quali seguono questa disciplina. Raccontaci un po' del tuo 2020. Sì, il mio 2020 è stato un anno eccezionale per me, sia dal punto di vista personale, perché comunque ho iniziato a dedicarmi alle gare di ultra cycling che volevo fare da tanto tempo e ci sono riuscito. Quello che è successo in più è che sono arrivati dei risultati che davvero non mi aspettavo, perché ho fatto due podi in due competizioni importanti, perché ho fatto secondo agli europei 12 ore al Montello e poi secondo all'Ultrapuane, che invece era una gara, diciamo, in linea da 350 km. Oltre a queste, poi ho fatto anche la Dolomitica 380, che era forse la gara più lunga del 2020, che è durata circa 20 ore, lì ho fatto quarto, e poi ai campionati italiani, sempre di ultra cycling in 12 ore. E, è stato un anno per me di scoperta, nel senso che da una parte ho scoperto come sono davvero queste manifestazioni, come viverle, ma soprattutto il percorso che ho intrapreso con l'ultra cycling mi ha permesso di conoscere molto di più quello che ero io, chi ero io, che tipo di atleta sono, e sostanzialmente mi ha dato molta più sicurezza anche in me stesso come persona, perché quando affronti delle cose estreme come queste, dopo tutto viene un po' più facile anche nella vita di tutti i giorni. Ecco, io non mi sarei aspettato di affrontare in questo modo le gare, di riuscire anche a prendere in modo così competitivo e di vivere davvero al massimo come invece ho fatto. Quindi è stata una bella scoperta per il risultato, ma anche proprio per la mia crescita personale. Ecco. Allora, ultra cycling, diciamo, in grande spolvero, in grande crescita come tipo di appendice, chiamiamola così volgarmente parlando, del ciclismo. Cosa ne pensi? Eh sì, quello che era il ciclismo classico negli anni è andato a evolversi, è andato a cambiare. Adesso si vede un ciclismo che è fatto più di esperienza che di prestazione pura. In più c'è stato il lockdown che ha bloccato moltissime delle gare amatoriali, quindi tante persone si sono date a esperienze diverse e soprattutto la sfida è passata dall'essere in tanti casi una sfida con gli altri all'essere una sfida con se stessi. Quindi sono nate tantissime iniziative, ad esempio in Italia ha avuto tantissimo successo l'Everesting, che consiste nello scalare la stessa salita fino a raggiungere il dislivello, un dislivello pari all'altezza dell'Everest. E tante persone anche assolutamente comuni, che magari hanno una bicicletta, ci fanno il giro della domenica, fanno le gran fondo amatoriali, eccetera, si sono dati invece a qualcosa di più estremo, qualcosa di diverso, qualcosa che ti faccia forse scoprire un po' di più quelli che sono i tuoi limiti, piuttosto che semplicemente confrontarti con gli altri. Quindi sì, tutto questo genere di discipline sono in grande spolvero in Italia, all'estero, ed è una bella cosa perché avere più scelta nello sport permette a tutti alla fine di trovare quello che fa per te.
Belle parole, come al solito Mario, parole equilibrate che fanno capire quanto tu sei cresciuto anche attraverso questa disciplina. Ma quanto è stato importante un atleta come Omar De Felice per voi amanti di ultracycling? Diciamo che Omar è stato un po' quello che ha fatto scoprire al grande pubblico questo sport, quindi Intanto scusami Mario, la regia sta facendo vedere alcune slide, quelle foto di prima ovviamente sono le tue, e questo Race 8 at Italy Hard Cross è la manifestazione che tu andrai a fare prossimamente. Continua sì, la resta pure prossima. Mario, questo sei tu Sì, dicevo. ovviamente. Dicevo, sì, sono un po' di foto delle gare dell'anno scorso, un po' di video. E Omar sicuramente ha fatto conoscere questo sport al grande pubblico, soprattutto lui, di mestiere oltre all'ultracycling, è proprio un grande divulgatore di quello che è la cultura sportiva, la cultura dello sport estremo e anche la cultura di quello che si opera, cioè della ricerca di se stessi, eccetera. Oltre a lui ci sono tanti, tanti altri atleti in Italia che meriterebbero sicuramente di essere più conosciuti al pubblico. Cioè, noi abbiamo atleti fortissimi che gareggiano nelle competizioni internazionali, abbiamo campioni europei, abbiamo tante, tante persone che fanno questo sport e anche altri sport estremi che magari non hanno tutto il tempo di stare dietro ai social oppure comunque di essere presenti sui media come lui. Sicuramente io, se non ci fosse stato Omar, non avrei conosciuto l'ultracycling perché ho iniziato a conoscere questa disciplina quando lui ha fatto la RS Cross Italia nel 2015. Quindi, meno male che ci sono, che adesso i media danno questa visibilità anche a sport, forse un pochino più di nicchia come il nostro. Intanto, grazie a tutti coloro i quali si sono avvicinati a questa disciplina, anche chi costruisce bicicletta, abbigliamento, accessori vari, ha avuto una crescita di fatturato esponenzialmente molto importante. I dati parlano chiaro, la gente e gli stili di vita stanno molto cambiando in questo senso. Eh sì, anche in questo caso, un po' come per il tipo di competizioni e il modo di intendere lo sport, anche la tecnologia si è adattata e dà la possibilità, e dà molte più possibilità di scelta alle persone. Prima la bicicletta era bicicletta, poi hanno iniziato ad esserci le biciclette aero e le biciclette da salita, poi sono arrivate le mountain bike, poi sono arrivate le mountain bike, ma quelle più da discesa, poi è arrivata la gravel, poi è arrivata la bici da, cioè, sono arrivati tanti, tanti tipi di bicicletta e io sono comunque sempre dell'idea che più sono le Questo strade è che qualcuno può Omar De prendere, meglio è. Felice. Stai commentando un grandissimo della tua disciplina, forse l'atleta più mediatico in questo momento in Italia, perché lo ricordiamo, è stato di recente, il mese scorso, il mese di marzo, in Nepal, e lui con la sua bicicletta. Questa volta una mountain bike adattata è arrivato al campo base dell'Everest. Questo la dice lunga su quante cose si possono fare in perfetta solitudine con una buona bicicletta, ma un grande allenamento e una grande performance psicofisica. E ovviamente intanto continuiamo a guardare lui. Tu ti sei avvicinato a questa disciplina osservando Omar e piano piano hai scoperto che ce la potevi fare. Il 2020 è stato un po' l'anno in cui tu hai capito che puoi gareggiare ad altissimo livello. Sì, Questo nel ce l'hai raccontato 2020. più volte. Quindi continua pure, Mario, nel descriverci quello che ti ha portato a non mollare, ma anzi a rilanciare per quello che sarà il 2021. Tanto tra un attimo andiamo a parlarne. Ma guarda, a differenza di Omar, ad esempio, io non sono tanto bravo a raccontare tutta quella che è l'epica di uno sport come questo, di uno sport estremo e così via. A me, io sono molto semplice. A me semplicemente quello che ha portato ad andare avanti, a continuare ad allenarmi, eccetera, è solo e esclusivamente le sensazioni che ho quando sono all'interno di quelle gare. Cioè, quello che ti raccontano il tuo corpo e la tua mente dopo 10, 12, 20 ore di pedalata sono una cosa che per me, sono delle sensazioni che per me sono diventate vitali. Cioè, io sto bene quando sono sottoposto a quel tipo di sforzo e quando riesco a tirare fuori veramente il massimo. Cioè, alla fine l'ultracycling è ridotto ai minimi termini, fare più distanza possibile nel minor tempo possibile e quello che ti dice il tuo corpo e quello che la tua mente riesce a farvi fare in quei momenti è quello che mi spinge ad andare avanti.
Da lì ho iniziato a fare prima ancora delle gare, le prime pedalate da 200 km, da 250, da 300, stavo bene. Ho provato a fare le gare, sono andate bene. Ogni volta alla fine di una gara mi chiedevo, ok, facciamo finta che adesso questa gara, che magari è durata 20 ore, devi ripeterla tutta, devi rifarla, lo faresti? E la risposta è sempre stata sì, magari mi fermo un attimo, mangio qualcosa, mi riposo un po' e poi riparto. Quindi finché ho questa spinta io vado avanti. Però è proprio una sensazione quasi ancestrale quella che mi spinge a fare queste cose. Come ti senti in quei momenti è qualcosa che ti riduce ai termini quasi della vita primitiva. Devi mangiare, devi sopravvivere, non devi cadere, devi seguire il percorso e andare avanti. E tutti gli altri pensieri se ne vanno ed è una cosa che a me fa stare molto bene. Molto saggio la tua filosofia di approccio a questa disciplina. Abbiamo parlato del 2020, che è stato il tuo anno di consacrazione, no? Hai voluto avvicinarti a questo sport, hai voluto provarlo e alla fine hai anche voluto partecipare a manifestazioni molto, molto impegnative, come adesso non ricordo bene, ma quello delle Alpi Apuane, dove veramente sei andato forte e ti sei piazzato molto molto bene. E questo ti ha spinto probabilmente a crederci ancora di più, a rilanciare, ed eccoci qua questa sera a parlare di quello che sarà per te il 2021 e che tipo di manifestazioni andrai a fare. Iniziamo 2021, c'è stato un avvicinamento a quello che sarà l'appuntamento più importante per te, che ci sarà la settimana prossima. A Sì. te la parola, descrivici un po' tutto quello che tu andrai ad affrontare. Tanto Sì. vedete il titolo: Race Italy Arcross Ultra Cycling Challenge. Quindi vai pure. Sì, la Race Across Italy è non solo l'evento più impegnativo di quest'anno per me, ma è proprio, cioè, sinceramente, è quello che aspetto, non dico da tutta la vita, ma almeno dagli ultimi 5 anni, da quando ho scoperto questa disciplina. Io quando ho visto che c'era questa gara me ne sono innamorato perdutamente subito e ho detto se un giorno dovessi riuscire a fare davvero una cosa che per me è il massimo è arrivare a concludere questa gara qua. Quindi si parte settimana prossima con questa competizione che praticamente attraversa l'Italia dall'Adriatico al Tirreno e ritorno passando per il Gran Sasso e per parecchie altre montagnole in mezzo. In totale sono 790 km, 10.000 metri di dislivello. Ha il fascino di attraversare proprio l'Italia, quindi di essere la corsa attraverso l'Italia, e questo è l'impegno, diciamo, principale dell'anno. Poi, però, siccome ho detto potrebbe andare male, chissà come va, io sono sempre prudente, ho detto mi iscrivo già ad altre due gare, così ho subito altre due possibilità di fare bene. E le altre due gare sono la Romagna Ultra Race, che è in Romagna e è anche campionato italiano di ultra cycling quest'anno, mentre la Race Across Italia è campionato europeo. E poi l'Ultra Poane, che ho già affrontato l'anno scorso sul percorso, diciamo, più corto da 350 km, quest'anno invece farò il lungo da 600 km e 11.000 m di dislivello. Quindi tutte gare che conto di concludere tra le 24 e le 40-42 ore, ecco, se le cose vanno bene. Allora, come per chi non conosce, per chi non dovesse conoscere questa disciplina, qui stiamo parlando di chilometri, chilometri, chilometri e di dislivelli spaventosi, no? Solo chi si è allenato seriamente, chi si è preparato seriamente, chi ha curato i minimi dettagli, come ha fatto Mario, può andare a provare a gareggiare e possibilmente a concludere questa gara. Allora, ricordiamo la data, quando è che è questa manifestazione, la Race Italy? La Race Across Italy partirà il 7 maggio, la partenza è al mattino, si parte scaglionati, ognuno da solo, perché sono comunque delle gare a cronometro. Io parto alle 9:38 per la precisione, quindi sto già facendo il conto alla rovescia. Quindi amici, 9:38 del 7 di maggio, ricordiamoci che dobbiamo dare forza in maniera virtuale, ovviamente per questo possiamo fare, al nostro grande Mario Favini. Allora Mario, ormai siamo alle ore conclusive di quello che è stato l'avvicinamento a l'appuntamento clou, chiamiamolo così, del 2021 per te.
Come ti sei preparato in questo lungo periodo nell'avvicinarti a questa gara? Dal punto di vista della preparazione quest'anno è stato un pochino, non è stato troppo facile, ecco, perché comunque con tutte le restrizioni relative al Covid, la parte giù dalla bicicletta, quindi la parte che si fa in palestra, che è molto importante e che io ho sempre fatto nel periodo invernale, non l'ho saltata, ma ho dovuto riadattarla con quello che potevo fare a casa. Dopodiché, sperando che quella comunque siamo riusciti in qualche modo a medicarla via, è partita la preparazione più specifica sulla bici. Diciamo che io quest'anno al momento sono a più o meno 6.700 km pedalati con 62.000 metri di dislivello circa, per dare dei numeri che poi sono anche su Strava, sui miei social e tutto, per chi è interessato e volesse vedermi. Comunque sì, la preparazione è tosta, anzi, a dire la verità, quest'anno per la prima volta da quando corro in bici c'è stato un momento in cui effettivamente mi sono detto, cavolo, sto facendo fatica, perché comunque quello che serve per preparare una gara che dura, nella migliore delle ipotesi, 34 ore, nella peggiore 48, non stop, è un lavoro impegnativo. È un lavoro impegnativo non soltanto come pensano tanti, per quello che riguarda le ore in bici, per cui si fa tanto tempo in bici, ma anche perché oltre a questo servono anche tanti lavori intensi, cioè quelli vanno fatti e vanno tenuti davvero in grande considerazione, anche se uno fa uno sport, poi la prestazione in gara è una prestazione invece molto più regolare e moderata. Poi, oltre a questo, bisogna anche abituare il fisico a stare in bici, letteralmente per tutte quelle ore. Quindi c'è tutto un lavoro a livello di ginnastica, di postura. Io poi faccio tanto yoga, ad esempio, che bisogna sempre fare giù dalla bici. Tante volte, quando magari ti alleni per 18 ore a settimana in bicicletta, trovare quell'ora e mezza per i pesi e quelle 3-4 ore a settimana per lo yoga diventa un po' difficile, però in realtà facendolo e seguendo il programma tutto funziona meglio. Diciamo che una volta che uno ha un programma di allenamento bisogna avere un po' di fede in quel programma, seguirlo e poi funziona. In effetti adesso sono arrivato che sinceramente, al di là degli imprevisti che possono succedere e che succederanno sicuramente in gara, però mi sento pronto dal punto di vista fisico e mentale alla gara, ecco. Allora, ci hai suscitato molta curiosità in questa gara che tu andrai a fare settimana prossima. Allora, parti dall'Adriatico, Tirreno e ritorno all'Adriatico. Che hai detto così, vabbè, mi metto, vado e torno. Caspiterina, non è proprio così perché intanto cominciamo a dire che sono 800 km. Uno. E quindi ci susciti tanta curiosità nel dire 800 km. Senza mai fermarsi, oddio, ti fermerai sicuramente a rifocillarti, che vuol dire mangerai qualcosa, farai i tuoi bisogni e quant'altro. Com'è che funziona per chi non sa come si sviluppano queste manifestazioni? Allora, la manifestazione in questo caso, la reciprocity, per chi come me fa il l'unsupported, quindi corre completamente da solo, senza un'auto al seguito, c'è un percorso di gara. All'interno del percorso, in questo caso, ci sono tre time station, si chiamano, che sono dei punti di controllo e di supporto all'atleta dell'organizzazione. In questi punti l'organizzazione permette all'atleta di recapitare delle borse, in cui ci sono, ad esempio, il cibo, ma ancora di più, le luci, i caricabatterie, l'abbigliamento che può servire se ad esempio ti trovi a fare una salita che termina a 1600 metri di altezza di notte e può fare freddo. Ci si può fermare in questi punti dell'organizzazione dove è anche possibile fermarsi a dormire eventualmente. Per quello che riguarda la gestione del sonno, che tra l'altro è anche una delle cose che per me è più un'incognita, diciamo che gli atleti più forti su una manifestazione del genere non si fermano mai e fanno la tirata senza dormire per quelle 30-32 ore in cui possono permettersi di vincere e fare il podio. Dopodiché, gli altri invece fanno molto spesso si fanno dei microsonni, è una tecnica in cui si dorme sostanzialmente per 45 minuti, un'ora, massimo un'ora e mezza. Questo permette alla mente e al corpo di ristorarsi molto perché diciamo che una volta che si arriva alla fase REM, quando poi ci si sveglia, effettivamente c'è una sorta di reset mentale e si riparte abbastanza bene. Io personalmente ho già pianificato da qualche giorno la gara, anche perché poi, tra l'altro, la preparazione di queste gare non è soltanto la preparazione fisica, ma è proprio la pianificazione e avere un programma
pronto da seguire, no? Per cui bisogna avere pronto con che cosa si parte, con che cosa si parte da mangiare, da bere, le luci, caricabatterie, il device che ti permette di seguire la traccia, che cosa lascia la prima spine station, che cosa prendi e che cosa invece lascerai lì, che cosa ti metti come vestiti, e bisogna avere tutto un po' pianificato. Io ho già pianificato, per quello che riguarda il sonno, è la cosa che forse ho pianificato meno, perché no, ho fatto poche esperienze su distanze così lunghe in cui era necessario dormire. E quindi mi lascio un pochino aperto a tutte le possibilità, tenendo conto che comunque il mio approccio sarà molto molto prudente, cioè se sono stanco mi fermo a dormire e preferisco prendere magari mezz'ora di sonno in più, ma poter arrivare in fondo alla gara piuttosto che rischiare poi la crisi di sonno dopo. Anche perché non ho mai affrontato una crisi di sonno, quindi non so bene come reagire alla cosa. Comunque sì, c'è la possibilità di Quindi fermarsi, di prendere le proprie cose, di fermarsi anche a dormire. Ovvio, tutto questo in un tempo limite che comunque è molto breve, perché il tempo limite per noi self-support è di 47 ore, cioè massimo 47 ore, che vuol dire tenere una media di almeno 16 km/h, pause incluse. allora, amici sportivi, per chi non ha mai vissuto da vicino o non ha mai avuto la possibilità di vedere o di conoscere atleti come Mario, guardate quanto è complesso e complicato andare a una manifestazione di questa portata. Ovviamente non tutte le gare di ultra cycling sono di 800 km, ce ne sono molto più lunghe ma anche molto più brevi. Questa in particolar modo è molto affascinante per noi italiani perché taglia in due l'Italia, passando attraverso una situazione non facile come quella del Gran Sasso, che lui troverà quasi subito, dopo penso un'ora e mezza che sei in bicicletta, andrai ad affrontare il Gran Sasso, che già quando l'affrontano al Giro d'Italia vediamo la complessità. Questo mi fa capire quanta forza di volontà dovranno trovare tutti gli atleti che parteciperanno a questa manifestazione, ma in particolar modo al nostro Mario, è subito una difficoltà estrema perché salire in vetta per poi discendere deve essere una cosa no, non facile. Ma giustamente lui ci ha detto che non sa come il suo corpo, la sua mente, il suo fisico potrà reagire a quello che potrebbe essere veramente un problema, una crisi di sonno. E solo provando queste manifestazioni si può mettere un altro tassello alla conoscenza in toto della propria mente, del proprio fisico, a che punto è e dove potrai arrivare. Quindi complimenti già per quello che ci hai detto, che ci apre un po' questa durezza di queste gare, questa complicanza che non è solo il sapere andare in bicicletta, le gambe che ti devono girare, è tutto l'insieme che fa sì che un atleta possa o non possa concludere una gara. Questo è già una cosa molto molto importante. Durante la gara, che tipo di alimentazione farete voi? In particolar modo tu. Qui intanto, scusami Mario, Omar De Felice in un attimo sta parlando lui. Abbiamo preso lui come esempio perché è conosciuto, ma non perché vogliamo rubarti spazio e immagine te. Io penso che tu sarai molto contento che abbiamo associato te a un grande campione come lui, no? No, Anche perché io sono dell'idea che tutti gli atleti di qualsiasi livello abbiano diritto, ad avere dello spazio. Tra l'altro, io sono sempre arrivato, le gare che ho fatto alla fine, arriva là, arrivo sempre secondo, e quelli che vin a chi vince stringo la mano e dico tanta roba. Cioè, ci sono dei ragazzi che fanno questo sport, magari lavorando intanto, magari anche con un lavoro pesante, che fanno davvero fatica a starci dietro e fanno dei risultati incredibili. Cioè, mi sento molto, anche tra l'altro, anche molto spesso con altri atleti che faranno la Race Across Italy. C'è qualcuno che si allena, non ha tempo per allenarsi, diciamo come faccio io, che riesco a fare un allenamento lungo a settimana, almeno da 200-300 km, ma fanno tre sedute da 50 km, una prima dell'alba, una in pausa pranzo e una alla sera dopo il lavoro. Cioè, ci sono tante persone che davvero ci mettono passione, e secondo me più c'è visibilità per tutti, più ci guadagniamo tutti, soprattutto quando si tratta di uno sport che comunque è poco conosciuto, che è di nicchia,
e che insomma fa anche fatica a farsi vedere. Comunque, tornando all'alimentazione, l'altro giorno ho fatto bene i conti, perché poi al di là di quello che si mangia, poi si fa un conto di quanti sono i grammi di carboidrati che ti servono ogni ora, di quanti sono i grammi di carboidrati totali, di quante proteine, di quanti grassi, eccetera. E sono rimasto un po' spaventato dalla quantità di carboidrati che dovrò assumere durante la gara, perché comunque per 40 ore con 40 grammi, 30-40 grammi minimo di carboidrati liquidi, allora i conti sono presto fatti, cioè si tratta di chili. L'alimentazione di base è comunque, per l'ultracycling c'è una buona base, che è simile al ciclismo tradizionale, quindi carboidrati come maltodestrine, fruttosio, glucosio, in forma liquida, quindi gel e polveri che vengono sciolti in borraccia. A differenza del ciclismo tradizionale, l'ultracycling si aggiunge anche parecchio cibo solido, da una parte perché la durata della gara ti permette comunque di fare un pasto vero, dall'altra perché il regime a cui sta il fisico durante questo tipo di sforzo permette di reintegrare anche tramite un'alimentazione normale. Quindi ci sono le classiche barrette energetiche, c'è tanta frutta secca e frutta essiccata, e servono anche una buona componente di grassi che fanno tante calorie, anche se sono un pochino meno efficienti dal punto di vista del dispendio energetico per digerirli, e di proteine, soprattutto perché le proteine permettono di non andare di non sostanzialmente andare a mangiarsi i muscoli se manca il nutrimento che viene principalmente dai carboidrati. Quindi c'è una parte di alimentazione classica, almeno io utilizzo questa strategia classica, e una parte che invece è proprio specifica, con prodotti specifici che hanno anche una capacità di essere assorbiti utilizzando meno acqua, di essere assorbiti in modo più facile. Comunque una cosa è sicura: se si fa questo sport bisogna mangiare tantissimo, prima, dopo e durante, cioè il dispendio Allora, bravo, calorico è nell'ordine delle decine di migliaia di calorie. mi hai anticipato perché ti stavo facendo questa domanda. Quante calorie nell'arco delle 40 ore brucerai? Saremo sicuramente sopra le 20.000, poi dipende anche da come affronterò la gara, da come sono le salite, perché ad esempio una manifestazione come l'Ultracycling Dolomitica, che ha delle salite estremamente dure, che vengono affrontate per forza di cose in un regime metabolico molto alto, richiede un dispendio calorico più alto rispetto a una gara che magari dura allo stesso tempo, ma che ha delle salite meno dure. Fino a che non sei lì e non vedi precisamente a che cosa vai incontro, non è così facile dirlo. Comunque si tratta di qualche decina di migliaia di calorie. Sì, almeno 20.000, sì, sicuramente. Sempre perché noi tutti siamo curiosi, un atleta che fa 800 km come ti appresti a fare tu settimana prossima, il recupero, quanto ci impiede a recuperare una parvenza di normalità? Allora, per tutti gli sport di endurance c'è un periodo dopo la gara, diciamo le gare che vengono classificate A nel tuo piano di stagionale, quindi quella più importante, che è un periodo di transizione in cui si fa proprio solo e esclusivamente recupero. Dopo una cosa del genere, come minimo, per avere un inizio di recupero, ci vuole una settimana, ce ne vogliono due per tornare a essere in qualche modo, non dico competitivo, però a posto, ecco. Il recupero non è fatto soltanto da riposo, ma è fatto in realtà dal recupero di quelle che sono le caratteristiche tipiche di quello sport che tu non hai utilizzato. Ad esempio, dopo una corsa di ciclistica classica, in cui si fa tanto fuorisole, in cui si va molto forte, si recupera molto bene facendo tanto esercizio a bassa intensità. Qui è un po' il contrario, perché sarà una gara a bassa intensità e si vanno a perdere delle caratteristiche di forza. Una cosa classica, io l'ho fatto l'anno scorso, è fare subito dopo 3-4 giorni da gara impegnative, magari come la Dolomitica, fare subito una sessione in palestra con pesi anche pesanti, perché questo ti permette di recuperare tutte delle caratteristiche fisiologiche che quel tipo di gara ti ha fatto un pochino perdere. Oltre a questo, poi bisogna reintegrare tutto quelle che sono i sali minerali, il glicogeno muscolare e tutto il resto, e questo in qualche giorno lo si recupera, ecco, se non si sono fatti errori in gara, perché se ci sono errori nell'alimentazione o nella gestione della gara, allora diventa molto difficile, perché una gara così vai direttamente in overtraining senza passare dal via, e allora ci metti magari un mese per recuperare.
Amici sportivi, come avete potuto constatare, qui non è una garetta. I detrattori di questa disciplina, se sentono parlare atleti come il nostro Mario, capisce che per arrivare a gareggiare c'è tutto un sistema non indifferente. La preparazione atletica, la preparazione psicofisica, l'alimentazione, l'uso corretto del sonno e chi più ne ha ce ne metta. Poi un giorno ci faremo raccontare molto meglio da Mario, nello specifico, come avvengono tutte queste cose messe insieme. Andiamo ad affrontare l'ultimo step di questo nostro incontro. Ovviamente ogni volta che tu ti appresti ad andare a fare una manifestazione, il caso vuole che le scelgono sempre in posti meravigliosi, no? Turisticamente parlando, paesaggi mozzafiato che ti lasciano. Cosa ti rimane dopo che tu, ok, sarai concentrato? Però sicuramente è di grande aiuto essere in un bel posto. Cosa ne pensi? Io di base sono uno che guarda pochissimo il paesaggio, cioè io guardo il Garmin, il misuratore di potenza e sto bene così. Però devo dire la verità, ci sono stati tanti casi, soprattutto devo dire alla Dolomitica 380, in cui quello che avevo intorno è stato un grandissimo alleato. Perché quando sei lì e diventa veramente dura, a me viene sempre in mente, credo che mi verrà sempre in mente da qui in poi il Fedaia, perché il Fedaia è stato un passo terribile. Ecco, affrontarlo con l'alba che si staglia sulle rocce delle Dolomiti è una cosa che ti spinge veramente ad andare avanti e ti dà anche delle grandissime emozioni. Ecco. Quindi sì, io non vedo l'ora. Ho visto qualche foto dei posti che attraverserà con la Race Across Italy e ci sarà sicuramente anche quella parte. Ultima domanda, no? Lungo questi percorsi trovi appassionati che vi sostengono, qualche un po' di pubblico, sanno che arriva una manifestazione di questo tipo o siete proprio abbandonati al vostro destino? Qualcuno magari nei paesi lo incontri, però non sono proprio manifestazioni così conosciute da attirare un grande pubblico. Adesso col Covid poi sarà ancora meno. Nelle manifestazioni invece quelle cosiddette timed, che sono all'interno di un circuito che si ripete per tanti giri in 12 o 24 ore, lì sì, lì c'è un po' di gente, devo dire sì. Benissimo, sei stato veramente esaustivo, ci hai raccontato un po' quello che è stata la tua avventura nell'avvicinarti a questa disciplina che poi hai sposato appieno, che ti riempie le tue giornate post lavoro, che ti hanno fatto crescere, mi hai raccontato più volte come uomo, che sei diventato addirittura molto più forte nel poterti allenare anche da solo di notte, che ti abitua alla solitudine, al silenzio che la notte spesso ti regala questi momenti che per quanto concerne te non ti fanno più paura, ma per la massa dell'individuo che devono allenarsi di notte da solo è un po' così, ti fa riflettere questa cosa. Io a questo punto concluderei qua questo nostro incontro e vorrei farti un grandissimo in bocca al lupo, non fosse altro perché ci sei arrivato così, quasi per scommessa, alla fine sei diventato in questo settore un professionista molto meticoloso che non dà mai nulla al caso, che si prepara veramente in maniera quasi maniacale, no? Questo ti fa onore, sono sicuro di poterti rincontrare subito appena ti rimetti da questo grande, diciamo, dispendio di energia fisico e mentale, e ci racconterai un po' questa che è stata questa grande avventura che tu andrai a fare. E chissà, io spero che tu possa realizzare al meglio i tuoi sogni, e questo ti posso dire, e che possa venire tranquillamente in un'altra occasione a raccontarci le tue sensazioni, le tue emozioni e cosa ti ha lasciato una manifestazione di questo tipo. Sì, sia che vada bene che vada male, ve la racconto lo stesso perché comunque sarà un'avventura ed è sempre un piacere poterne parlare, magari anche dare lo stimolo a qualcuno che ha un sogno come quello che avevo io per cercare di realizzarlo perché vi assicuro che comunque vada ne vale la pena. Mario, tu sai quanto noi ci teniamo a commentare lo sport e in particolar modo non solo quello che vince, intanto vanno ancora le immagini
Omar De Felice, ovviamente il capostipite di una disciplina come questa, che Mario sta onorando alla, non alla grande, alla stragrande, e quindi a noi piace tantissimo commentare tutte queste performance, che si vince o si perde, per noi siete tutti grandi atleti che meritano di essere così raccontati e anche fatti vedere in qualche modo. Questo è tutto, amici sportivi, un grande abbraccio a Mario da parte di tutti, della nostra redazione, e un arrivederci al prossimo episodio. Ciao, ciao Buona Mario, in bocca serata a al lupo. tutti. Ciao, grazie mille.